Qui siamo vicino Porta Faul. Ecco com'è la situazione addosso alle mura antiche. Tutto abbandonato. Addirittura questa porta c'è da tanti anni. Quella è Porta Faul che si vedeva prima. Le transenne accanto a Porta Faul sono continuamente, non le levano mai. Qui siamo sotto la torre di Sassovivo, ma tanto i nostri amministratori manco sanno qual è. Via del Pilastro, e qui lo spazzino ci passa, l'operatore ecologico come si chiama, se no si offendono. Ecco qua che cosa c'è, televisori rotti, bottiglie, erba, sacchi di immondizia, attaccate le mura della città, eccole qua. Una bella presentazione per chi viene per San Pellegrino un fiore. Erba che sta crescendo sulla sommità della torre Porta Bove. E erba panatara sulle mura. Altra panatara sulle mura a via del Pilastro. Via del Pilastro. Porta Fiorentina, con la parte destra che è sicuramente priva di protezione per la pioggia e le infiltrazioni stanno rovinando tutta la parte. Qui siamo a Porta Murata. Pratino è tagliato e sopra c'è il regalo dei rovi che invadono le mura antiche. Le mura prima della Camera di Commercio. Le mura a Santa Rosa. Piene di panatara.
nei ruderi del palazzo di Federico II non c'è nemmeno l'insegna che distingue questi ruderi. Davanti al Paolo Savi. Questa è la chiesa di Santa Maria delle Fortezze, ecco com'è abbandonata da sempre. Pitture del Cinquecento, la balia di tutti. L'erba è stata tagliata, ma la chiesa è abbandonata a se stessa da decenni. Ridotta così dopo i bombardamenti del 44. La transenna starebbe a parare un buco che si è provocato due volte era l'altare maggiore e rimarrà lì. Bello, un bel esempio, proprio bello. Parcheggio alle Fortezze, sterrato. E erba dappertutto. Transenne a Porta San Pietro, perenni. All'ingresso di Porta del Carmine, immondizia, erba, addosso alle auto addirittura che vi parcheggiano. Muro pieno di erba, a Piano Scarano, Porta del Carmine. Qui lo spazzino non sa nemmeno dove sta di casa. Qui siamo accanto alla Porta del Carmine, il giardinetto, guardando la porta sulla sinistra, ecco la situazione. E chiaramente c'è sempre la solita transenna che nessuno la porta via, perché quando serve deve essere portata di mano, dopo è fatica a portarla sul posto quando serve.